N26 e Revolut sono probabilmente i due operatori fintech maggiormente conosciuti al momento in Europa, etichettate come banche informatiche o banche digitali perché non dispongono di filiali fisiche ed operano interamente online con i clienti che accedono ai loro account tramite delle app molto intuitive. Sempre più spesso sia N26 che Revolut offrono una valida alternativa a un conto corrente tradizionale. Entrambe le banche offrono conti gratuiti e premium per i quali si paga una commissione mensile. Mi voglio concentrare prettamente su quelle gratuite. Andiamo a vedere chi sono, cosa offrono, quali siano i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le soluzioni. Ovviamente poi iscriviti a N26 oppure a Revolut cliccando qua sotto nei link in descrizione e in alcuni casi potresti anche ricevere un bonus d'ingresso. Ma prima di cominciare ti ricordo che io, chi sono? Sono sempre Pasquale, questo è Io Risparmio e benvenuto in questo nuovo video. Lascia un pollice in su se gradisci i contenuti ed iscriviti e clicca la campanella se sei nuovo sul canale. Per prima cosa andiamo a conoscere le aziende. I piani gratuiti di N26 e Revolut sono alternative convenienti e meno costose dei conti bancari tradizionali. Entrambi offrono flessibilità per le transazioni all'estero e trasferimento di denaro internazionale, nonché opzioni per i liberi professionisti e piccole imprese. Le principali differenze sono che, poiché N26 ha una licenza bancaria tedesca, i depositi sono garantiti fino a 100.000 euro, mentre una garanzia simile non è ancora disponibile per Revolut nell'Unione Europea e N26 inoltre non addebita nulla per transazioni con carta in valuta estera. A differenza di Revolut, N26 non è più disponibile nel Regno Unito, ma è disponibile negli Stati Uniti entro il 2019, mentre Revolut è diventato disponibile anche negli Stati Uniti solo a marzo del 2020. N26 è disponibile sia nelle versioni web che mobile, mentre Revolut è solo un'app mobile. Revolut ha funzionalità che non sono disponibili in N26, come l'accesso alle criptovalute. N26 e Revolut hanno entrambi piani premium a pagamento che offrono funzionalità di assicurazione, ad esempio di viaggio all'estero o di bagaglio o assicurazione proprio di viaggio vero e proprio. I piani premium di N26 offrono funzionalità di stile di vita extra come l'assicurazione di mobilità per i veicoli condivisi e l'assicurazione per gli sport invernali. Come accennavo, andiamo brevemente a sapere chi sono i nostri concorrenti. N26 è una banca tedesca che ora opera in 20 paesi in tutta Europa, mentre recentemente si è espansa anche nel mercato statunitense. N26 ha inoltre 6 milioni di clienti in tutto il mondo ed ha anche una licenza della banca centrale tedesca ed opera in tutti i paesi dell'Unione Europea. I clienti di N26 sono coperti per cui dal sistema tedesco di garanzia dei depositi, che è quello europeo, fino a 100.000 euro. Quindi il tuo denaro è sicuro con questa banca come con una qualsiasi banca tradizionale, perché sono autorizzate dalla BCE fino a 100.000 euro. Quando apri un conto corrente ti verrà immediatamente dato un IBAN e BIC, il che significa che può essere pagato ad esempio dal tuo datore di lavoro o puoi impostare degli addebiti diretti e degli ordini permanenti proprio come un qualsiasi altro conto bancario. Il rovescio della medaglia è che come banca digitale non ci sono filiali di N26 di tipo fisico e quindi se vuoi fare un versamento di persona questa è una via molto tortuosa. Revolut è una società fintech del Regno Unito che ha lanciato il suo servizio nel 2015 e che ha circa 13 milioni di clienti in tutto il mondo. Come N26 ti verranno dati un IBAN e un BIC quando apri il tuo conto corrente, in modo da poter fare tutte le operazioni bancarie quotidiane che ti aspetteresti da un normale conto corrente. Attualmente è concesso in licenza come banca in Lituania, ma non ha una licenza totale europea e attualmente opera come una licenza di moneta elettronica. Da gennaio 2021, o comunque giù di lì, dovrebbe operare in tutta Europa con una licenza irlandese di moneta elettronica. Anche Revolut è una sola e vera banca digitale, quindi se sei appassionato di contanti e assegni, questo non è il conto che fa per te. Sia N26 che Revolut ti acconsentono di aprire un conto online in pochi minuti dal tuo telefonino. Si parte scaricando la propria app, inserendo i propri dati personali e inviando una foto dei propri documenti di identità e un proprio selfie. Tutto ovviamente tramite l'app nativa. Se questo è in ordine, il tuo conto verrà aperto in giornata e la tua carta fisica ti verrà quindi inviata per posta e dovrebbe arrivarti fra i 9 e i 10 giorni lavorativi circa. La spedizione è gratuita con N26, mentre Revolut ti farà pagare la spedizione. Entrambe le carte possono essere ricaricate via carta di credito, carta prepagata e tramite bonifico bancario. Con Revolut è anche sempre gratuito tramite carta, mentre con N26 la prima ricarica mensile con la carta è gratis, mentre le successive hanno un costo di transazione del 3%. Caricare tramite bonifico invece non ha costi, tuttavia a questi costi bisogna sempre aggiungere, nel caso ce ne fossero, i costi della tua banca, nel caso ti addebiti un fee per i bonifici o per dei pagamenti via carta. Trasferendo denaro quasi istantaneamente all'interno delle app si può fare dei trasferimenti gratuiti.
Entrambe le carte offrono in gran parte un servizio di online banking gratuito. Non ci sono costi di tenuta conto mensili o annuali e non ci sono costi per transazioni fatte con le carte, ma ci sono commissioni per ordini permanenti, standing order o pagamenti di addebito diretto, direct debit o RID, come si dice in italiano. Per levare contanti è un po' diverso, con N26 ricevi 3 prelievi bancomat gratuiti al mese, successivamente c'è un costo di 2 euro per prelievo. Tuttavia, se ti pagano lo stipendio sul tuo conto corrente N26 e lo usi come tuo il conto bancario principale, otterrai invece 5 prelievi al mese. Revolut ti consente di prelevare 200 euro al mese invece nel conto base. Successivamente ti viene addebitata una commissione del 2% per ogni prelievo. Sia N26 che Revolut supportano Apple Pay e Google Pay. Revolut e N26 hanno anche una versione desktop, il che significa che puoi accedere al tuo account su un PC o laptop e dal tuo smartphone se preferisci. La versione di N26 è sempre stata presente ed è un ottimo compromesso di snellezza nella sua interfaccia. Revolut l'ha introdotta veramente da pochissimi giorni ed è molto basilare e scarno, praticamente riflette quasi come uno specchio l'app che c'è sul cellulare. Altro aspetto interessante è l'assenza di commissioni sui cambi, che rende entrambi questi conti estremamente attraenti per chiunque viaggi molto. Tutte le banche tradizionali potrebbero addebitare una commissione di cambio fra l'1,75 e il 3% o processing fee per gli acquisti effettuati con la tua carta di debito al di fuori dell'eurozona, che possono davvero essere costi importanti se si fanno numerose transazioni fuori dalla zona euro e si vanno a sommare fra di loro. N26 non ti addebiterà nulla, mentre Revolut non ti addebiterà nulla su tutte le principali valute fino a un limite di 1000 euro al mese, dopodiché c'è una piccola commissione dello 0,5%. Quando riconverti la spesa in euro, N26 applica sempre il tasso di cambio Mastercard, mentre Revolut applica il tasso di cambio Interbank con un markup dell'1% nei fine settimana. Entrambi questi tassi saranno probabilmente migliori del tasso che otterresti con una delle normali banche principali fisiche alle quali solitamente ti recherai per un cambio valuta. Il tasso interbancario è di solito leggermente più competitivo del tasso Mastercard, ma attenzione perché Revolut addebita una commissione dell'1% nei fine settimana. Se prelevi dei contanti all'estero, in aree che non sono della zona euro, N26 ti addebiterà una commissione dell'1,7%, mentre Revolut ti consente di prelevare l'equivalente di 200 euro al mese gratuitamente, dopodiché ti viene aggiunta una commissione del 2%. Entrambe queste commissioni sono molto più competitive delle commissioni che le varie banche potrebbero addebitarti. Entrambe le carte ti consentono di attivare notifiche push e delle analisi sulle spese effettuate. Revolut è particolarmente vincente sotto questo aspetto in quanto propone un'interfaccia molto semplice, immediata ed user friendly, con alcune GIF che addirittura rendono magari bonifici gli scambi di denaro un po' più divertenti. Sia Revolut che N26 hanno degli spazi di risparmio, Spaces per N26 e Vaults per Revolut. Ogni volta che acquisti con la tua carta, Revolut arrotonda automaticamente la transazione al numero intero più vicino e posiziona la differenza nel tuo Vault. Quindi ogni volta che acquisti qualcosa, ad esempio il caffè al bar, prima di andare al lavoro, la mattina lo paghi 80 centesimi, se sei del sud, la parte che serve per arrotondare questo caso è 20 centesimi che andranno direttamente nel tuo Vault. Pensalo come un tuo piccolo salvadanaio personale. Esiste anche una versione simile più usualmente utile, chiamata donazioni, che ti consente di arrotondare i pagamenti con la carta Revolut e donare la modifica di riserva a un ente di beneficenza a tua scelta. Revolut fornisce anche l'accesso a diverse criptovalute come Bitcoin e con un semplice click puoi scegliere di convertire i tuoi risparmi, Vault o uno, qualsiasi dei tuoi soldi, anche in una criptovaluta se lo desideri. Oltre a tutto quanto sopra, Revolut ha recentemente lanciato un programma di premi che consente ai clienti di sbloccare sconti e incentivi di cashback su marchi popolari semplicemente utilizzando la tua carta. Con N26 Spaces è possibile aprire due conti di risparmio e quindi denominarli per obiettivi di risparmio specifici, ad esempio una vacanza o un deposito su una casa. Offre anche l'accesso a sconti e premi per i rivenditori. Il moltiplicatore invece è solo disponibile per gli upgrade di N26 e non offre accesso a criptovalute, perlomeno per ora. Con entrambe le carte puoi anche porre un limite a quanto vuoi spendere ogni mese e ogni volta che fai un pagamento ti verrà notificato quanto rimane, quindi un ottimo strumento per tenere sotto controllo il budgeting. Con N26 puoi anche fissare un limite giornaliero per prelievi i pagamenti in contanti. Con Revolut puoi anche scattare una foto, per esempio della tua ricevuta con il tuo telefonino, collegarla al tuo acquisto e quindi salvarla nell'app. Quindi niente più rovistate alla ricerca di ricevute perse nel caso tu voglia scambiare qualcosa. Sia N26 che Revolut offrono il login con impronte digitali e la possibilità di congelare temporaneamente la carta nell'app e sbloccarla a nostro piacimento. Quindi se pensi di aver perso la tua carta dopo una serata selvaggia a festeggiare con gli amici, attento che siamo ancora dentro le restrizioni del Covid e io ti osservo,
e ti sei fatto prendere dal panico, puoi rapidamente congelare temporaneamente il tuo account invece di annullare la carta. Se ti capita di trovare la tua carta il giorno successivo, o magari dentro la borsa della tua amante o di tua moglie, puoi semplicemente sbloccarla di nuovo e fare come se nulla fosse successo. Entrambe ti consentono anche di disabilitare le transazioni online se lo desideri, pur essendo in grado di effettuare pagamenti in negozio con la tua carta fisica e di prelevare contanti dai bancomat. Poiché la maggior parte delle frodi viene eseguita online, questa è un'altra funzione di sicurezza che trovo molto utile. Allo stesso modo è possibile disabilitare i prelievi di bancomat con entrambe le carte, consentendo al contempo pagamenti online e o pagamenti con carta. Revolut, ma non Ente26 per ora, ti consente anche di disabilitare temporaneamente il contactless e di abilitarlo di nuovo con un semplice tocco di un pulsante all'interno dell'app nativa. Quindi se sei in vacanza o solo una grande serata fuori o preferiresti la sicurezza dell'aggiunta del pagamento col chip e PIN solo in caso in cui la carta vada a smarrire, questa è una funzione talmente utile che non ha veramente limiti. Parliamo di sicurezza, cosa succederebbe nel caso fallissero? Come dicevo prima, e ci tengo a ribadirlo qui, N26 è titolare di una licenza bancaria regolata dall'autorità di regolamentazione finanziaria tedesca ed è un membro del sistema tedesco di protezione dei depositi, quello europeo, che assicura tutti i depositi fino a 100.000 euro detenuti negli stati membri dell'Unione Europea. I clienti con un conto nel Regno Unito sono protetti invece dall'importo equivalente in British Pound. I fondi dei clienti Revolut non sono garantiti dalla Financial Service Compensation Scheme, la FSCS del Regno Unito, tuttavia, in quanto istituto di moneta elettronica autorizzato dalla FCA nel Regno Unito, Revolut mantiene separati i propri conti da quelli dei clienti, per cui in caso di insolvenza dovrebbe essere possibile richiedere un rimborso completo fino al limite di £85.000 se ovviamente Barclays Lloyd, dove Revolut deposita i fondi, la banca terza, non diventasse insolvente. Il denaro in quel caso non sarebbe più garantito, ovviamente. Questo è un aspetto fondamentale. N26 è una banca vera e propria, mentre Revolut non lo è. È un istituto di moneta elettronica. Soprannominate Challenger Bank non molto tempo fa, le banche digitali N26 e Revolut hanno acquisito oltre 15 milioni di utenti registrati, 10 milioni per Revolut, 5 milioni e mezzo per N26, a partire dal primo trimestre di quest'anno, 2020, mettendo entrambi su un binario di ipercrescita. Hanno anche dominato i titoli dei giornali quando hanno raccolto enormi cicli di finanziamento negli ultimi 6 mesi. N26 ha steso il suo round di serie D con altri 92 milioni di euro a maggio, portando il totale a circa 520 milioni di euro e una valutazione di circa 3 miliardi e 2, mentre Revolut ha raccolto altri 460 milioni per la sua serie D e una valutazione di 5 miliardi di euro a febbraio 2020. A parte la corsa a dominare i mercati globali in termini di utenti registrati, download di app ed enormi finanziamenti e valutazioni, come si confrontano davvero queste banche digitali l'una con l'altra? Quale offre le opzioni migliori per gestire i tuoi soldi digitalmente? Qual è la migliore per viaggiare? Quali sono le commissioni coinvolte e quanto è facile o difficile aprire e mantenere il conto? Bene, secondo me non è possibile dichiarare un vincitore, in quanto sono sì prodotti per clienti simili, ma non per clienti uguali. L'interfaccia di Revolut è sicuramente più divertente e più user-friendly, tuttavia il nuovo limite di cambio, che è ridotto a 1.000 euro al mese, potrebbe non piacere a chi viaggia molto. Con i prelievi N26 più versatili, in quanto non hai limiti valutari di prelievo, anche se pone un limite di 3 transazioni mensili, a meno che tu non depositi il tuo stipendio, anche se i 200 euro senza fee per prelievi fuori dall'eurozona che offre Revolut è una cosa molto interessante. La funzione di risparmio VOLS di Revolut è favolosa, mentre essere coperti dal sistema tedesco di garanzia dei depositi con N26 sarà di conforto per coloro che vogliano che i loro soldi siano sicuri quasi al 100%. In breve, l'account migliore dipende da te, dalle tue preferenze personali e da ciò a cui dai priorità. Ma una cosa è certa, sia N26 che Revolut hanno rivoluzionato le banche negli ultimi anni e di solito i player bancari tradizionali dovranno aumentare notevolmente la loro offerta se vogliono competere negli anni fino a venire. Fin dall'inizio N26 si è posizionata come una neobanca alternativa e digitale e conveniente al banking tradizionale, mentre Revolut, d'altra parte, piuttosto come pagamenti peer-to-peer e cambio valuta, più su servizi finanziari alternativi non propriamente disponibili con le banche tradizionali, una carta un po' più giovane. Con i suoi recenti finanziamenti N26 intende raddoppiare i suoi mercati più promettenti, UE, Stati Uniti e Brasile, mentre Revolut vuole raddoppiare le sue caratteristiche principali fino a fornire conti bancari completi in Europa in futuro, replicando i numerosi servizi attualmente disponibili nel Regno Unito.
Revolut intende anche lanciare il suo programma in Giappone e Stati Uniti. Bene, spero che questa versione video dello script dell'articolo che ho pubblicato di recente possa essere stato di tuo gradimento. Ovviamente, se questo video è stato di tuo gradimento, lascia un pollice in su e se sei nuovo di passaggio qui, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!